Non è questa la patria della libertà voluta dai nostri padri e dalle nostre madri. La nostra libertà non può essere quella di chi non rispetta le leggi e la morale. Noi vogliamo una San Marino che guardi avanti, che costruisca il futuro, recuperando orgoglio, fiducia e moralità. Sulla testa, San Marino. Il futuro si guarda in faccia. Vota Alleanza Popolare. Benvenuti in uno spazio di Alleanza Popolare. Siamo qui con i candidati Giuliano Giardi, medico, buongiorno, e Fabio Toccacelli, che nella vita è un progettista, ma è anche un marito e un papà. Salve. Giardi, mi sa spiegare i motivi della sua candidatura? Dopo che mi sono ritirato a vita privata, ho accettato di candidarmi per cercare di contribuire a combattere i tanti mali che affliggono il nostro paese, che sono veramente molti. Esiste una mentalità atavica da modificare nel nostro paese. Perdura nella cittadinanza la confusione fra governo e Stato, fra diritti e doveri. La popolazione chiede sempre favore. Valori etici superiori nel nostro paese praticamente sono quasi sconosciuti. Mentre dobbiamo ancora cercare di concretizzare quello che diceva Valdes Franciosi dopo l'arengo del 1906, quando affermava che l'arengo si è fermato alla conquista del diritto di voto e le riforme politiche e amministrative che dovevano essere corollario di quel primo atto di rinnovamento civile furono bandite dai programmi con sacro orrore. Ne risultava che con l'organizzazione amministrativa dello Stato ogni elemento di responsabilità scompare nell'esercizio del potere e da questo non si traggono utili ed efficaci risultati. Ciò che chiedo ai nostri concittadini, quindi, è di fare quello che affermava il filosofo Kant. Ricordati di ragionare col tuo proprio intelletto. Viviamo in un paese cullati da leggende supportate da torme di adulatori prezzolati che venivano e vengono da fuori territorio. C'è un problema, si fa un convegno, arriva l'adulatore prezzolato, il problema sembra risolto, si fa la bella figura e tutto rimane come prima. È ora di togliersi le bende dagli occhi, è ora di aprire gli occhi, è ora di lavorare coi piedi per terra, non con la testa nel pallone. La malavita non sta a guardare. Bene. Toccacelli, come pensa che la politica debba affrontare gli argomenti famiglia e stato sociale e quali sono le sue sensibilità in merito? Bene, oggigiorno la famiglia si presenta sotto svariate forme, dalle classiche unioni matrimoniali alle convivenze sia etero che omosessuali, alle madri sole con figli fino ai matrimoni multiculturali. Su di esse la politica deve concentrare la propria attenzione perché la famiglia rimane istituzione fondamentale, espressione di continuità biologica e culturale della nostra società. Al tempo stesso, oggi a San Marino sempre più famiglie faticano ad arrivare a fine mese e l'idea di allargare il proprio nucleo familiare, se non di crearne uno nuovo, è sempre meno diffusa. In tale contesto sono varie e diverse le tutele ed incentivi che si possono attuare. Anzitutto, tramite una fiscalità ed un accesso allo Stato sociale coerente con le reali capacità economiche e familiari, sviluppando il servizio per la gestione ed educazione dei figli, specie nei primi anni di vita. Infine, attivando, armonizzando la vita lavorativa con quella familiare. Oggi ancora le donne faticano a conciliare il doppio ruolo di madri e lavoratrici. Ritengo che dare rilevanza a questi aspetti sarà importantissimo per elevare il nostro grado di sviluppo e di modernità sociale. Bene, salutiamo i nostri candidati Giuliano Giardi e Fabio Toccacelli. Grazie a voi.